Oh, ciao a tutti e benvenuti alla rassegna stampa di Scazzo Moderato, rassegna maldiviana. Sono un lungo fine settimana di relax, partiti ieri, anzi l'altro ieri in realtà, notte, e arrivati ieri in tarda mattinata e ho cominciato il video furbamente con la telecamera girata verso il mare, così poi l'immagine di copertina ci sarà questa roba qui, che secondo me è molto meglio che cominciare con la mia facciona che adesso vi faccio vedere. Allora, vedo già i primi amici che si stanno collegando. Ciao a tutti. Chi si sta collegando? Vai, fate un saluto al volo per vedere quanti siamo. Oggi la rassegna stampa è un po' nudista, perché ovviamente sono in costume, ma non vi farò vedere la panza di zio Scazzo perché la panza non è bella da vedere, quindi sono conscio dei miei limiti estetici e li tengo nascosti. Non vado in giro a dire che è roba bella come fanno certi piagnoni di Repubblica del Corriere della Sera. Cominciamo mentre continuate a collegarsi. Ciao Michele, ciao Giuseppe, chi altro c'è a far vedere? E ciao Gabriele, vai, i primi che si sono collegati li abbiamo salutati. Allora, vi faccio vedere una cosa. Questo è un meme bellissimo che mi è arrivato, ok? Che dice una cosa troppo divertente. C'è una persona che sta facendo un disegno e dice. E si sta parlando della famosa cocaina trovata alla Casa Bianca, ok? Con l'indagine che hanno chiamato i migliori esperti forensi del pianeta Terra per scoprire chi mai avrà portato la cocaina alla Casa Bianca proprio nei giorni in cui c'era il figlio di Joe Biden. Ma che mistero! E che dice? E siccome l'indagine si è conclusa. E il risultato dei bravissimi esperti forensi, scienziati dell'investigazione è stato che non hanno idea di chi sia stato. In un posto dove ci sono 250 milioni di telecamere, non hanno idea di chi abbia portato la cocaina alla Casa Bianca. E questo qui è bellissimo, c'è questo cartello che dice, non dicendoci di chi era quella cocaina, effettivamente ci state dicendo di chi era quella cocaina, perché se non hai trovato un colpevole, l'unico colpevole che può essere è il nome che nessuno può fare, il nome che nessuno ha il coraggio di ammettere di fare. E qui già, insomma, la prima cosa divertente. Oh, ci siamo 40 iscritti. Adesso, seconda cosa che mi ha dato una certa gioia da vedere, vi sarete accorti che comunque io ovviamente sui vari social seguo i giornali perché poi do notizie commentando quello che scrivono loro molto spesso, no? Sulla pagina Facebook di Repubblica mi è capitato questa roba qui. Allora adesso ve lo leggo, è un messaggio di cyber security. La sicurezza informatica è cruciale per la gestione dei rischi e delle prestazioni delle imprese. Eugenio Santagata, capo dei pubblici affari e della sicurezza di TIM e amministratore delegato di Telsi, ci illustra quali sono le misure necessarie per sostenere le aziende nella lotta contro gli attacchi informatici. Ma questo non è un articolo. Questo qui, infatti, te lo dice, è partnership pubblicizzata. Quindi la pagina Facebook di Repubblica è ridotta così male, i conti di Repubblica fanno così schifo perché sono in rosso la Gedi, la proprietaria di Repubblica della stampa, è in rosso di 20 milioni di euro e quindi sono così alla canna del gas che sono ridotti a usare la loro pagina Facebook invece che per dare magari un anticipo o un'anteprima delle notizie per poi portare gli utenti sul loro giornale online, diventa una roba fatta per spot pubblicitari, perché stanno alla canna del gas, perché quando fai una pessima informazione, nessuno compra il tuo giornale, quando fai una pessima informazione, nessuno fa l'abbonamento online al tuo giornale e quindi perdi soldi. Quando perdi soldi sei ridotto a fare le pubblicità online sul tuo coso. Prima non c'erano, prima non facevano pubblicità, la pagina di Repubblica prima non faceva la pubblicità online, adesso sì. Perché devono finire in banca rotta e ci sono già molto vicini. A proposito di banche rotte, notizia sempre da Repubblica che mi dà una certa gioia. Perché? Allora, vedete? Ve la faccio vedere. Allora, questa qui è un'azienda che si chiamava Velvet Media, ok? Allora,
fallisce per bancarotta l'azienda che aveva cancellato l'orario di lavoro. Aveva abolito, però in realtà aveva abolito gli stipendi. Cosa è successo? Che questa azienda qui, un'azienda credo che sia di Treviso, che si chiama Velvet Media, era stata abbondantemente pubblicizzata da tutti i giornaloni che sono sempre dalla parte delle novità e delle idee geniali, perché questa azienda non aveva più orario di lavoro, come è stato molto spesso pubblicizzato, eccetera. Aveva lasciato ai dipendenti il massimo della libertà di fare il proprio orario di lavoro, non si va più in base alle ore lavorate, ma solo agli obiettivi raggiunti. Quindi tutti quanti facevano lo smart working da casa, questa idea geniale di far lavorare la gente da casa senza nessun controllo, perché tanto nella mente del progressista buono di Repubblica, come del Corriere della Sera, come della Stampa, eccetera, il dipendente è ontologicamente una brava persona che farà sempre il meglio, che lavora sempre al massimo, che ci dà dentro col proprio. Se tu gli dici lavori 8 ore ma lavori da casa, il dipendente lavorerà almeno 8 ore dando sempre il top. Chi crede a delle vaccate del genere dovrebbe andare a zappare la terra. Dovete andare a zappare la terra, ma per davvero, lo dico con la zappa, senza neanche usare magari i due buoi, no, con attaccato l'aratro, e quindi usare la forza animale, perché è una cosa già troppo intelligente per voi, no? Fare una cosa, voi dovete andare proprio con la vostra zappa e dare le zappate sulla terra, perché come a scuola, se dai i compiti il lunedì mattina, dai dei compiti che devono essere fatti entro il sabato, il 90% degli studenti fino a mercoledì quei compiti neanche se li fila. Poi giovedì inizia a dire, forse dovrei fare qualcosa, inizia a fare. Il venerdì lavora come un matto perché si accorge che non ci starà dentro coi tempi perché se l'è presa troppo comoda prima. E sabato mattina arriva coi compiti che o non sono finiti o sono fatti male perché sono stati fatti troppo velocemente. Questa è la realtà dei fatti. Dall'altra parte ci sono i geni che vengono pubblicizzati come se fossero dei grandi innovatori, dei visionari della Madonna, che ti dicono, ah, le aziende possono tranquillamente lavorare tutto smart working perché il dipendente lavora da casa, non serve l'orario di lavoro, basta andare per obiettivi. 7 milioni di debiti e 5 mesi di stipendi dopo non dati, di 5 mesi di stipendi non dati ai dipendenti, 120 dipendenti di questa azienda, sono il risultato delle idee geniali di quelli che pensano di essere degli innovatori. Non siete degli innovatori, siete degli sfigati. E questo è il fatto. Questa ne è la 100.000.000.000esima prova. Andiamo avanti, perché poi oggi parliamo di una cosa di cui abbiamo già parlato. Questa bella donna qua, la vedete? Questa bella signora elegante. No, non vi sembra una signora? Siete dei bigotti. Ma siete dei bigotti patriarcali. Siete dei bigotti patriarcali nazitrumpisti. Perché questa qui è una donna. Come fate a non vedere che è una donna? È la persona di 50 e rotti anni, di cui vi ho parlato qualche giorno fa, che grazie al tribunale di Trapani, adesso su tutti i documenti c'è scritto che è una donna, anche se non ha fatto l'operazione. Anche se neanche sembra una donna. Andrà in pensione quando vanno in pensione le donne, non quando vanno in pensione gli uomini. Se commette un reato andrà nella galera delle donne, non nella galera degli uomini. Ma la cosa veramente scandalosa, oltre a questo, che già è abbastanza, direi, molto scandaloso, è il titolo di Repubblica con poi tutto l'articolo a seguire, ma basta il titolo già per capire il livello di disagio mentale che provano quelli che scrivono su sti giornali. Transizione di genere, senza operarsi, gli attivisti dicono una nuova legge che protegga le persone da abusi e violenze. Scusate, adesso io non abito in Italia dal 2015, quindi sono 8 anni e mezzo, perché sono venuto via proprio all'inizio del 2015. Forse le cose sono cambiate. Chiedo nella mia ignoranza di emigrante, forse le cose sono cambiate. Per caso ai transessuali è negato andare alla stazione di polizia se vengono aggrediti? Per caso
se un transessuale va dai carabinieri e gli dice mi hanno menato o mi hanno rubato il portafoglio, i carabinieri dicono ehi, aspetta un attimo, ma tu sei un transessuale. No, 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 tu la legge per te non vale. Tu puoi essere aggredito perché io non capisco di cosa diavolo sta parlando sta gente. Io non lo capisco di cosa parla sta gente. Serve una legge che protegga le persone da abusi e violenze. Ci sono già la legge. Razza di falliti che vivete in una iperrealtà tutta vostra. Ci sono già le leggi che proteggono la gente, come proteggono tutti gli altri cittadini della Repubblica Italiana, dove tutti quanti hanno diritto allo stesso livello di protezione, di sanità pubblica e di istruzione. Quindi di cosa sta parlando sta gente? Di niente. Fa il solito vittimismo e isteria perché in realtà vogliono privilegi. Perché se tu hai già tutti i diritti, ma dici ne voglio di più, vuol dire che vuoi i privilegi, non vuoi i diritti. Questo stanno dicendo i cari fanatici, amici dei giornalisti di Repubblica. Andiamo avanti. Altra notizia che secondo me trovo abbastanza interessante. Dacia Maraini, ok, grande penna che scrive sul Corriere della Sera. Ci parla di nuovo della violenza sulle donne. Avete notato come di violenza sulle donne si parla solo quando lo stupratore è un bianco e abbastanza famoso? Negli ultimi 10 giorni, oltre alle volte che ho postato, solo la settimana scorsa, quando sono uscite tutte le cose sul figlio di La Russa, ci sono stati altri stupri e violenze, tutti però perpetrati da abitanti di Risorsia. Avete presente Risorsia? Quel bellissimo paese dove ci sono delle scuole apposta che ti insegnano a pagare le pensioni agli italiani. Quindi loro sono lì a Risorsia, no? Si diplomano in pagamento delle pensioni, poi vengono in Italia a fare questo lavoro bellissimo che è pagarci le pensioni. Tre ragazze, di cui due minorenni, stuprate da bravissimi abitanti provenienti da Risorsia. Sui giornali c'è la notiziola in quarta pagina, piccolina, un trafiletto che nel titolo non ti menziona neanche da dove arrivano queste cose. Poi magari quando vai a leggere l'articolo alla fine ti dicono: ah già, fra l'altro questo non era italiano, così te la buttano. Invece, quando c'è di mezzo il figlio di La Russa, che fra l'altro non c'è ancora nessun tipo di prova su questa cosa, nel senso che c'è la parola di una donna contro la parola del figlio della russa, perché poi il resto è puro processo in corso, pure indagine in corso, quindi in realtà noi non sappiamo come sono andate le cose. Apriti cielo, tutti i giornali e via dicendo, no? Pipponi inascoltabili, grandi messe di tutta l'intelligenza radiesca chic, a cui si aggiunge anche Dacia Maraini sul Corriere della Sera. Cosa ci dice Dacia Maraini? L'idea che la donna stuprata debba dimostrare che non c'è stato consenso è aberrante. Se io denuncio che sono stata rapinata, nessuno pensa che sia stata consenziente, ma lo stupro è una rapina. E non ha niente a che vedere con il desiderio sessuale. Belle parole, che belle parole. Non sono belle parole, non vi sentite già dei femministi? Queste parole sono meravigliose e inutili. Meravigliose e inutili, perché se poi le applichiamo alla realtà di tutti i giorni, questo non è altro che il rifrasare quello che aveva detto 1 o 2 anni fa Michela Murgia, e ci avevo fatto un post su questa cosa a 8:30 dalla Gruber, dicendo una donna che denuncia uno stupro non ha bisogno di produrre prove. Se non hai bisogno di produrre prove, se non hai bisogno di dimostrare che c'era il consenso, sostanzialmente mi stai dicendo che le donne sono esseri superiori, che non mentono mai, che sono calate dal cielo e hanno di nuovo dei privilegi superiori a quello che è qualsiasi altro essere umano, ovvero l'uomo. La donna non ha bisogno di dimostrare questo. Non ha, quindi sostanzialmente ha sempre ragione. Immaginate per esempio, no? Quando Erika
ha convinto il suo fidanzatino Omar ad ammazzare la sua famiglia, poi sono arrivati i carabinieri e lei ha detto che erano stati degli albanesi che sono entrati in casa per fare una rapina e poi hanno ammazzato la madre e il fratellino. Perché quei bigotti patriarcali, brutti dei carabinieri, hanno fatto delle indagini invece che ascoltare la brava, santissima Erika, che non ha bisogno di dimostrare quello che è successo. È una donna. Qual è il problema? Lei è immacolata. Aspetta, già. Allora, mi fanno notare che siamo a più di 100 persone collegate, quindi invece che farvi vedere il mio faccione, vi faccio vedere un po' di Maldive, ok? Davanti c'è il mare, davanti c'è la piscina. Cioè, ma vi rendete conto di quello che c'è dietro le belle parole? Perché questa roba qui, no? Mi fa innervosire. Perché ti mettono queste belle parole, questi belli, bei concetti, poi però basta ragionarci un attimo. Ragioni 30 secondi e dici, ok, lo stato di diritto non serve più, fare un'indagine non serve più. Tutte le volte che una donna denuncia una cosa del genere, ha sempre ragione lei. Ha sempre ragione lei. Ma che roba è? Ma cosa gli passa per la testa? Che mondo sarebbe se metà della popolazione, non dovesse seguire le normali regole processuali, ma ogni volta che denuncia qualcuno ha sempre ragione? Perché è di questo che stiamo parlando. Cioè, non è che ha detto, cioè, Dacia Maraini, se fosse una persona concreta e con un minimo di senso critico e con l'intelligenza di pensare come dovrebbe essere una società che funziona, direbbe: ci sono delle indagini in corso, ci sono, a quanto pare, forse anche in questo caso, sono state girate dei video coi cellulari, si guardino le prove, si guardino i video e poi si dirà se lei è stata stuprata o meno. Perché quando c'è uno stupro di una donna, in genere si dice anche violentata, proprio perché di mezzo ci deve essere anche la violenza. Altrimenti, in ogni caso, in ogni situazione in cui io vado a letto con una donna, il giorno dopo, se per caso non la chiamo, o magari lei il giorno dopo scopre che io ero già sposato, potrebbe dire mi ha violentato. E se non deve produrre nessuna prova, ha ragione lei, vuol dire che è vero. È un mondo psicopatico. Cioè, il mondo che propone sta gente è un mondo di psicopatici, un mondo totalmente disfunzionale. Che testa c'ha sta gente? Io non lo capisco, io non arrivo a capire come veramente si possa solamente accettare certe cose. A parte che sul Corriere della Sera è un giornale dove 3 mesi fa parlavano del fatto che è giusto discriminare tutti i bianchi in virtù del fatto che prima c'è stato il colonialismo, quindi bisogna fare delle preferenze. Come dico sempre, io non so come fa la gente a votare questi qua. Cioè, come fa una persona, un uomo bianco a votare questa gente? Gente che ti dice è giusto discriminarti perché sei bianco, è giusto discriminarti, o se una donna ti denuncia, quella donna ha ragione a prescindere. Senza nessuna prova. Così, per diritto divino, perché lei è un angelo sceso dal cielo. Va bene, detto questo, cosa volete? Di cosa vogliamo parlare? Vi ho già rimbambiti abbastanza di notizie varie ed eventuali. Ci godiamo un altro po' di Maldive. Devo dirvi che i colori che ci sono qui sono una roba pazzesca. Il bello delle Maldive è la tranquillità totale, perché comunque le Maldive, no, per chi non lo sapesse, adesso divento uno scherzo un po' turistico. Fondamentalmente sono tutti isolotti piccolissimi, quindi ogni isola è un albergo, ok? Quindi non è come quando vai in vacanza, non lo so, a Riccione o a Porta dei Marmi o in Sardegna, dove comunque magari hai gli alberghi uno vicino all'altro, eccetera. No, qui tu c'hai la tua piccola villettina, diciamo, davanti al mare. E c'è una pace, un silenzio, una tranquillità che sono veramente impagabili. Poi, ovviamente, se io fossi in Italia probabilmente me ne andrei da qualche altra parte, ma visto che vivo in un posto in cui le Maldive mi ci vogliono in 5 ore, praticamente sono arrivato in albergo, mentre mi ci vorrebbe di più per arrivare in Italia e poi arrivare al mare, tanto vale venire da queste parti. Detto questo, spero di avervi dato qualche informazione utile, qualche spunto di riflessione. Se non avete ancora messo un bel mi piace, date un cazzottone al pulsante mi piace e anche a quello condividi per far girare qualche informazione e qualche riflessione, perché il modello di società, cioè, a me la cosa che disturba è il modello di società che propongono. Cioè, non è dire,
cioè il figlio di La Russa se ha stuprato una ragazza che vada in galera. È ovvio che deve andare in galera se ha stuprato una ragazza. Il problema è il modello di società che ti propone sta gente. È un modello di società da pazzi furiosi, un modello di società che non funziona. Eppure continuano inesorabilmente tutti i giorni a spingerti questa roba. Detto questo, adesso vado a farmi un bel bagnetto, una buona continuazione a tutti quanti, ci vediamo al prossimo video, state informati, ciao! Sembro, aspetta la battuta finale di Ernesto, sei un grande, sembro quasi Missolanda, mi mancano i dentoni perché Missolanda c'ha un po' più di denti. Ciao, ciao, ciao.